Ciao amici, buongiorno, ben ritrovati insieme per darci appuntamento per domani martedì con la nostra consueta diretta delle 9:30. Devo dire la verità che insomma martedì scorso non ci sono stata anche perché ho avuto un lutto in famiglia, quindi sono settimane ancora un po' caotiche. Comunque ci siamo nuovamente per raccontare un po' di noi e insomma ritrovarci per parlare magari anche di viaggi, visto che è un tema che vi piace, che è a voi caro. E allora ho pensato di andare a ricercare all'interno di quello che è un po', diciamo così, il mio archivio, un brano, anzi un album che potesse parlare di viaggi, anche perché insomma ci apprestiamo alle vacanze estive e quindi magari qualcuno di voi avrà già anche pensato a prenotare il suo viaggio, o meglio la sua vacanza. Così, curiosa di sapere dove andrete, ho deciso di portarvi insieme a lui, a Roberto Vecchioni e al suo Elisir in giro un pochettino per il mondo. Una copertina particolare, sapete che vado sempre un po' a cercare le copertine particolari. Questa è fatta a mo' di gioco dell'oca. Perché? Perché intanto racconta di viaggi. Racconta di viaggi attraverso vari personaggi, ad esempio uno di questi è il famoso navigatore Velázquez e lo si fa anche attraverso, no, un po' il gioco dell'oca che è un po' anche quella che è, se vogliamo, la nostra vita, no? Perché in qualche modo il gioco dell'oca ci riporta così a identificare un po' la vita come percorso, un'incognita, con delle penalità, con dei bonus e tutto logicamente giocato anche grazie a dei dadi, che è un po' anche questa così, diciamo così, impossibilità, ma forse anche meglio, di non sapere insomma che cosa ci riserverà il futuro. Mi sembrava così una bella copertina, che andremo anche a vedere meglio nel dettaglio domani, vi dicevo, alle 9:30, e mi sembrava anche un bell'argomento per poter di nuovo rimanere insieme a voi e chiacchierare nuovamente un pochettino. Per cui, se vi va, domani mattina, come sempre, alle 9:30, io sarò qui ad aspettarvi. Io e Roberto Vecchioni vi aspetteremo puntuali alle 9:30. E parleremo di viaggi. Un bacio, ciao, a domani, vi aspetto.